Buongiorno Claudio Borghi, responsabile economico della Lega Nord, che peraltro conosce bene la Sardegna, no? Abbiamo Buongiorno. visto. Senza girarci intorno, Borghi, la Turchia in questo momento costituisce una diga per i migranti dopo l'accordo con l'Unione Europea di circa 6 miliardi. Noi abbiamo un business molto attivo con la Turchia, e però di fondo c'è una grande ipocrisia, perché a fronte di quello che sta succedendo, che è, diciamo, la continuazione con metodi molto più violenti, no, e coercitivi di quanto già Erdogan aveva fatto in passato, penso anche alla libertà di stampa, forse è il caso di porci una domanda nei confronti della Turchia, che vuole entrare anche nell'Unione Europea. Che deve fare l'Europa? Si deve fare sentire? Si può fare sentire? Cominciamo già a vedere che bel club che si appresta a diventare l'Unione Europea. Esce l'Inghilterra, entra la Turchia. Cioè, se io potessi, andrei dall'Inghilterra a chiedere se mi fa entrare lei in unione con lei, lasciando quelli che vogliono far entrare la Turchia al loro destino. Questo è molto preoccupante quello che stiamo vedendo, perché penso che non ci vuole un esperto di politologia, che io non sono ovviamente, però da semplice spettatore. Noto che per un tentato colpo di Stato di 4 ore sta arrestando mezzo paese. Io dubito che in piazza, insieme con quei 4 militari che abbiamo visto in televisione, che avevano, qualcuno dice inscenato, non lo so, che avevano tentato questo golpe, ci fossero 1500 rettori, ci fossero i giornalisti, ci fossero Ormai gli siamo appunto tra studenti. arresti e sottrazioni a 50.000 persone, insomma, Cioè è questo un numero. il giorno dopo aveva già la lista di tutti quelli che Le liste di prospezione erano già pronte, dovevano dicono essere ovviamente in arrestati. molti. Mi sembra veramente strano, perché poi il numero è così enorme, no? E ovviamente si sta parlando di nessun Ma tipo in di nome degli affari processo. possiamo ancora sopportare questa situazione o no? Questo voglio sapere da Ma lei. io direi veramente che gli affari vanno su un piano parallelo, e quindi a un certo punto uno dice: non possiamo fare le sanzioni a tutto il mondo, perché allora anche l'Arabia, anche la Cina, se guardiamo i diritti umani non andiamo a casa più. Dal punto di vista degli accordi politici, invece, o delle possibilità di avere qualsiasi tipo di ritorno sincero da queste persone, dagli dei soldi nostri che potrebbero essere utilizzati per pattugliare noi autonomamente le frontiere, sperare che questo individuo faccia il nostro interesse, sinceramente mi sembra Una pia illusione, dice lei. veramente una pia illusione. Sono d'accordissimo sul fatto che non dobbiamo farci sconfiggere dalla paura, perché è quello che vogliono, per cui fare il contrario è l'unica cosa. Su Gentiloni, però, io, questo simpatico soggetto che ha svenduto il nostro mare e altre cose, io Il simpatico soggetto rilevo, sarebbe il nostro ministro degli sì, esteri. questo simpatico ministro nostro che il mondo ci invidia, io rilevo che lui ama, come me, comunicare con i tweet. Io vedo Turchia al telefono con Cavusoglu, soddisfazione per il prevalere della mobilitazione popolare e della difesa delle istituzioni, quindi complimenti a Erdogan Esatto. per essere riuscito, e poi dopo il nulla. Cioè, io non Sono vedo le un interviste, si tweet guardi la qua, rassegna che non stampa. No, vedo un ricordiamo tweet una cosa, dove dice scusate, la cosa più condanno forte che ha detto il nostro ministro ha detto se le cose dei dovesse diritti essere umani. introdotta la pena di morte in Certo, Turchia, questa è una non c'è condizione per cui la caspita, Turchia ma deve non può aspettare la pena entrare di in morte. Europa. C'è la gente in Però ginocchio tipo il girone io, dantesco, frustati con le cinghie. al di là che Non ho Borghi si capito, prepari sui aspettiamo che li 100, mitraglino, al di io non lo là che, so. no, ma al di là che Borghi si prepari sui Ma guardate lì. 140 caratteri di un tweet e che pensi che una linea politica Ecco la isolata dai foto 5 della milioni Vergogna, è una delle una foto della Vergogna. Vergogna. Io Io quello però che dico una comunica il cosa, ministro via io Twitter. sono, che sta facendo Erdogan, La mi cosa sembra di averlo corretta detto poteva Borghi essere, in va bene maniera una cosa, chiara però e l'ha quello che sto detto vedendo è peggio del golpe, cioè e quella roba Gentiloni lì non è l'ha civile. detto. Claudio Borghi, a proposito di crisi, no? Adesso il governo sta mettendo in campo ulteriori strumenti per fronteggiare la povertà, mi pare 4,6 milioni di italiani in povertà assoluta, ci ha raccontato l'Istat qualche giorno fa, è stato varato per quanto riguarda la social card un bonus di 320 euro a famiglia, che credo che nel complesso riguarderà 800.000, 1 milione di persone. Sono misure sufficienti, secondo lei? Bisogna vedere poi quanti ne vanno in povertà per il Superenalotto. Sì, quello è un altro aspetto, Cioè, certo. ricordiamo che il vincitore ogni settimana del Superenalotto è il fisco, perché se per caso qualcuno non lo sa, glielo ricordo,
Il fisco preleva un totale di circa 60% su ogni giocata che viene fatta, no? Sì. Quindi non è che, cioè, nel momento stesso in cui uno va a giocare al Superenalotto paga più tasse rispetto a quelle che già sta pagando normalmente, quindi basta che si sappia, poi dopo quantomeno sono volontari, ecco, anche, se in, certi casi diventa, anche se in certi casi diventa patologico. Per quello che riguarda invece i diverse forme di sussidio che vanno da questa riedizione, diciamo così, della social card, ha forme addirittura estreme come il famoso reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Io continuo a dire che noi abbiamo bisogno di lavoro. Se io avessi delle risorse, metto a lavorare la gente, metto a produrre la gente, metto a fare qualcosa. Quindi alle imprese bisognerebbe dare tutte le risorse di cui disponiamo, questo mi sta dicendo. Ma questo ci sta dicendo. Io andrei anche oltre, cioè, per dire, se ci sono beni che importiamo, cioè nel mio programma economico, nel cercare di rimettere in circolo denaro, c'è anche tutto sommato sfondare il tabù della produzione di Stato, vale a dire, ci sono beni che importiamo, se ce li facessimo noi. A quel punto, per esempio, faccio un esempio. Ma non lo so, ma vi dico una cosa a caso, l'ananas, cioè, sto dicendo, ma la prima cosa che mi viene in mente, in realtà ci sono tantissime cose che importiamo, no? E se andiamo avanti a chiudere imprese saranno sempre di più, quindi non facciamo concorrenza con nessuno. Facciamo imprese di Stato, dice lei? Ma perché no? Ma se noi in questo momento dobbiamo rimettere in circolo denaro, questa è la cosa che ci risulta impossibile da concepire, no? E invece è l'unico sistema che noi potremmo fare per venire fuori dalla crisi. Se noi mettiamo semplicemente, supponiamo che rinsavisca il PD, no, e dice, oh, guarda, abbassiamo le tasse e diminuiamo il gettito fiscale, perché è quello che continua a aumentare nonostante loro dicono che le diminuiscono le tasse. No, diminuiamo il gettito, quindi incassiamo di meno di tasse in modo tale da lasciare più denaro in circolo. Questo denaro in circolo va a comprare prodotti esteri, perché noi in questo momento siamo in posizione sbagliata. Una spirale perversa, se dice lei. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di fare qualcosa in casa. Ma faccio un esempio anche banale, senza dover produrre, uno piccolissimo. Ero a Firenze non tanto tempo fa, quando avete visto che è crollato il Lungarno Firenze davanti agli Uffizi. Significa che di lavori da fare in Italia ce ne sono. E come no? E però ci sono da fare un sacco di lavori, diciamo. E ci sono un sacco di disoccupati. A qualcuno viene in mente che c'è qualcosa che non anche torna? Per quello. Evidentemente no, il disoccupato sarebbe se non c'è lavoro da fare, ma il lavoro da fare c'è. No, al di là della replica, però le faccio una domanda.